Ritroviamo a Bardi, all'Auditorium San Francesco, dove si svolgerà fra poco un concerto di Emilio Alfaraz. Emilio Alfaraz è nato in Grecia, non so quanti anni fa, comunque... 60. Tondi? Ok. Allora, 60 anni fa. Poi nel 1977, se non l'ho letto male, sei venuto in Italia, a Verona precisamente. A Parma. E quindi hai cominciato a studiare qua in Italia o avevi già cominciato in Grecia? Avevo cominciato in Grecia, poi dopo ho finito gli studi di composizione di chitarra classica in Italia. Conservatorio di Verona e chitarra classica, che mancavano 3 anni, che sono diventati dopo 10, insomma. E l'altro invece a Brescia, ho avuto la fortuna di studiare con il maestro Camillo Togni, che era una persona eccezionale, grandissimo ricordo. Poi ho letto anche che hai lavorato parecchi anni per la RAI. Sì, 6 anni per la RAI 3, produzione di Bologna, quando erano tempi buoni, diciamo. Si riusciva a fare documentari, produzioni anche di RAI 3. Ho scritto la musica per un documentario di archeologia che è stato premiato diverse volte anche a Parigi, a Verona. Un documentario molto bello sugli Etruschi, si chiama Monte Belle. E adesso in questo momento fai concerti solo in Italia, anche all'estero? Quest'anno abbiamo fatto 5 concerti solo in Germania, dopo è successo il patatrac della Grecia, quindi sono dovuto tornare a casa perché non avevo né voglia né la concentrazione di continuare a suonare con quel mega incendio che era successo. Composto solo per chitarra, tutte le idee per chitarra. Dopo abbiamo rifatto 2 volte anche con l'aiuto prezioso di Luciano Musiari, che mi ha dato una mano forte proprio a montare i video, a registrarlo in studio, insomma è stato preziosissimo il suo aiuto. È venuto fuori questo lavoro che si può vedere anche su YouTube, ci sono tracce da godersi rilassati, e musica di relax con delle bellissime immagini ad alta definizione, quindi uno li può vedere. E ho visto che hai messo in mezzo anche le poesie di Luigi Vernazza, il tuo amico. Sì. Come mai? Sai che la musica e la poesia per me sono 2 cose che vanno a pari passo, sono belle tutte e due, cioè la musica e la poesia e la poesia. Arse piove sulle tamerici salmastre, arse piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti e sui ginepri folti di coccole aulenti, e piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti le ceri, sui freschi pensieri che l'anima schiude in novella, sulla favola bella
che ieri ti illuse e che oggi mi illude. Quindi sì, me ne sono approfittato perché avendo due tracce, una sulla primavera e l'altra sull'autunno, era l'occasione buona a far leggere ad Andrea Peracchi queste due poesie che lui ha letto, ha recitato in modo eccellente. E come mai hai deciso di vivere adesso qua in Valceno? La scelta di vivere nel Valceno è la scelta perché, dunque, inizialmente era partito il discorso che io venivo a fare scuola qua a Varsi. Avevo cominciato da Varano, poi sono arrivato più su, e il posto è molto bello, indubbiamente tranquillo, quindi... E poi dopo avevo conosciuto Luigi Vernazza, il che mi ha fatto prendere un pezzo di terra dove ho fatto la casa che ho sempre voluto fare, quindi la Valceno è stato il posto dove ci vivo attualmente. E a me piace la vita che non è in città, cioè la città è una cosa che ho vissuto insomma qualche anno, però insomma non è che mi ci trovo molto. Che poi sia mare o montagna non ha importanza, la cosa più importante è vivere fuori proprio dalla città. E io sono cresciuto al mare, quindi quello che mancava era la parte opposta, la montagna, qua diciamo è alta collina, ecco. E quindi va bene così, ci sta molto bene. Ti trovi bene in Valceno allora? Indubbiamente sì, sì, sto molto bene con tutto, con la gente, l'ambiente, è bello, tranquillo, insomma poi riesco a lavorare bene anche di notte perché vivendo isolato c'è la possibilità sempre di vivere molto, sì, di studiare tranquillamente e vivere tranquillamente. Io vorrei ringraziare le persone che hanno partecipato, anche soprattutto Andrea Peracchi, al di fuori di Luciano che mi dà sempre una mano, mi sostiene sui miei progetti, Luigi Vernazza che ha dato le due poesie da leggere. Ecco, vorrei ringraziare, vorrei sottolineare l'importanza del lavoro che fa Flavio Nespra. Il discorso della Valceno è importante, la Valceno Web è importantissima perché è l'unica informazione, l'unica rete che permette l'informazione totale, dettagliata, precisa, e quindi a lui comporta un sacco di lavoro, ecco, mette in evidenza la Valceno. Io vorrei ringraziare anche lui perché è sempre presente, si dà da fare tantissimo, è importante anche per gli abitanti a capire che è un lavoro molto impegnativo. Più che gli abitanti dovrebbero capire anche qualcun altro che potrebbe dare una mano a migliorare questo servizio, cioè aiutare un po' anche lui, perché quindi tutti se diamo una mano diventa veramente una Valceno importante. Ci sono dei posti che sono meno importanti all'estero che cercano di tirare fuori, diciamo, il grasso dalla mosca, ecco, detto in parole povere, cioè fanno talmente tante cose, si mettono talmente in evidenza che riescono ad ottenere. Qua ci sono un mare di cose bellissime, si scrivono libri, favole, cose bellissime, ci sono monumenti bellissimi, cerchiamo di valorizzarlo, però tutti dobbiamo dare una mano, quelli che possono dovrebbero dare due mani, un po' di più, una mano, ecco. Sì. Qua. Emilio, grazie. Bene. Buona serata e grazie di tutto. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a voi. Grazie a voi.